Salve a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, sono Filippo, siamo qui con Yakuza Like Dragon nel capitolo 10, giustizia e misericordia. Allora, eravamo qui e dovevamo andare verso sud, dovevamo andare qua. Però prima di andare io avevo promesso che saremmo andati un attimino a vedere i vari job, perché volevo dare un occhio se c'era qualcosa da cambiare. Quindi io direi di prendere il taxi e andare al... non mi ricordo mai dove sono i job. Dove cazzo... Io ogni volta qua con queste mappe io mi perdo. Dovrebbe essere circa qui, mi pare. Grosso modo. Volevo dare un'occhiata a qualche job nuovo per Ichi, ma anche per gli altri. Allora, i job sono... Hello Work, eccolo qua. Benissimo. Da tutt'altra parte, praticamente. Ma io, sapete che ho lo spirito... In geografia ero proprio... insomma, mi trovo come una patata, praticamente. Allora, andiamo da Hello Work perché... Hello Works... Perché volevo vedere... Sì, intanto sblocchiamo questo taxi qua. Non avevo sbloccato. Intanto... Eccoci qua. Allora, che era proprio davanti a Lux. Bene. Perché volevo vedere cosa c'era di fattibile per i nostri eroi. Cambia lavoro. Allora, vediamo intanto. Saeko non può... Madonna, non può fare né regia. Io volevo portarla a fare mazziere, sinceramente. Però... Livello legame 4, quindi probabilmente sarà una classe molto più avanzata. Hostess... no, direi proprio di no. John Hee-Han, io lo tengo come killer perché assolutamente... Namba, io lo vedrei bene come chef. Però no, sapete cosa? Posso fare io lo chef? No, non posso farlo chef. No, e allora Namba... Vabbè, Namba ha sbloccato la sua super, è figa, è forte. Facciamo lo chef. Costume speciale di Goro, di Yakuza, che non ci azzecca nulla con lo chef, ma va bene. Va bene, con la benda del pirata. Ok, probabilmente ho fatto anche una cazzata, dato che Namba aveva anche il nostro... aveva la mossa, una delle mosse più avanzate. Vediamo, non c'è nulla di decente da mettere. Mamma mia. Punti tecnica più 80 e magia più 10. Sì dai. Bene. E abbiamo anche Namba Chef. Ok, adesso io direi di tornare con lo smartphone verso ecco qua, al Rose Blossom Cabaret. Dobbiamo andare circa in quella zona lì. Vediamo quanto bene io abbia fatto o meno nel mettere Namba come chef, anche perché insomma da infermiere a barbone, da barbone a chef, insomma. Andiamo. C'è anche della gentaglia che può essere l'ideale. Vabbè, sono a livello 10, mamma mia, che tristezza. Sì, vabbè, questi li maciulliamo, va benissimo. Dai, almeno anche solo per vedere com'è il mulinello. La nostra mossa più bella del repertorio, eccola. È un po' sprecata, l'ammetto. Però sti cazzi. Ok, vediamo Namba con le fruste. Tecnica, alito infuocato, ok, è rimasto. Cottura media, area, però piatto volo, ma sono diverse di puzza. No, questo no. Cottura media, questo è nuovo però. Danneggia un nemico e chi lo circonda. Proviamo. O era... No. Un fornello portatile. Oh mio... Vabbè, è come quella... La sua mossa da barbone. Cioè, solo che anziché bere l'alcol e spruzzartelo in faccia, semplicemente tira fuori il fornelletto. Vabbè, comunque. Siamo arrivati dinanzi al... infatti, al signorino. All'anziano. Takabe no kashira kara
detto Takabe lo vorrei volentieri in squadra, però... Sciogliere il Parlamento, che vuole avere tutto il potere per sé. Infatti. この大民で総理荻窪先生に頼れなくなった今さぞ不安をお感じでしょうですが私にはあの人よりも総理を支え できる力があります今総選挙となれば議席の3分の2以上を確約します2キャ2テルシミニモ何か具体的な策があるのかね 民自党が弱い選挙区には、ブリーチジャパンの支部長たちを立てます。どの地域でも彼らは強い支持を受けています。何よりこの私が後ろ盾ですから、我が党の圧倒的勝利で、あなたの個人的な政治悲願も叶うでしょう。総理は今、ご自身に党内の求心力があると思いですか? 荻窪先生の後ろ盾もなく答えにくい答弁は議場でだけにしてほしいね私を幹事長にした上で解散総選挙それが見なければ荻窪先生の裏の仕事が世に出ます現政権どころか民事党も消し飛ぶでしょういやしかし都知事が幹事長を兼任した前例など 何より年齢が若すぎるなら私を止められる年寄りを連れてくればいいもちろんそういう人がいればの話ですがどこかにいらっしゃいますかねti ha messo un po' alle strette un po' tanto alle strette insomma 肉の壁を崩したのは青木亮の野心だ。近江連合を動かし、馬淵を操った。
それをやれるのが今の青木亮の力だ。いや、荒川雅人だったな。Chissà se mai lo affronteremo il signorino. Chissà se avremo l'opportunità di spaccargli i denti. Kasuga, ima omae ga koto no kachuu ni iru no wa meguri wa sumushi. Che culo, aggiungerei io. Soap no tenchou ga shinda toki, sono ba ni iawaseta no wa guuzen datta. そう思うよな。はい、そうですね。だがお前が偉人町に流れ着いたのはおそらく必然だろう。え、どういう意味で。いつかの偽札今あるか。会長はこれを誰が俺に持たせたか知ってるっておっしゃいましたよね。ああ、その偽札を持っていることができた人間はこの世にただ一人。誰なんですそれは。荒川真澄だ。おやさん。いや、でも俺はその大家さんに撃たれて。ma non ti ha ucciso. お前は荒川。non penso fosse stato difficile ucciderti in quel momento. だが荒川はお前をこの町に運び込ませるために撃ったんだとしたら。え？その偽札はこの俺への紹介状だ。もしもお前が俺の元にたどり着いた時。春日一番が荒川真澄の身内だとそう知らせるためのな。紹介状ってなんでそんなやり方を。俺の見立てじゃ青木亮の野心とはまた別の動きが荒川にはある。別の動き。それ一体。そこまではわからない。だがそれを紹介状として使ったのならよほどの事態だと察するがな。会長、あなたと大家さんとはどういう。そいつは長い昔話になる。だがその話をするのにふさわしい場所はここじゃねえ。平安楼だ。平安楼。俺と荒川との因縁は全部あそこから始まって。北京ダッグが好物らしいな、あいつは。ええ。明日のランチでお前にも食わせてやる。席を。Stavo pensando. E se Arakawa magari avesse capito delle mire espansionistiche del figlio e non fosse ovviamente d'accordo. Però è pur sempre suo figlio, quindi non può direttamente, magari non può o non vuole fermarlo, e quindi avesse mandato noi ai Jinko affinché arrivassimo a, insomma, di metterci sulla strada corrente per fermare il figlio senza che fosse direttamente lui a farlo. È un'ipotesi, forse un po' campata, però potrebbe essere plausibile, anche perché, insomma, perché non ucciderci se proprio gli stavamo sul cazzo? Perché non ucciderci? Oh, Namba! Ciao, ciao, chef! Ah. Sì, ah. Ci ho detto anche prima. No, non me lo ricordo. Oh?
Ah, forse il capo è stato raggiunto dagli uomini di Arakawa e gli hanno detto: ascolta Ciccio, rattoppa, senza farti, rattoppa. Oh. Ah. Bah, sì, ma non credo che ci dica realmente qualcosa di utile, potremmo provare ad andare dal capo. Arcata, andiamo dal capo, ma non credo abbia qualcosa di... che ci dica qualcosa di realmente utile, anche perché... No, 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 no. Ma guardate, ma andate via, Massima. Ma che vuoi farci? Ma che vuoi fare? Hai contro un trapper, un assassino, un poliziotto di sommossa e uno chef. Bullo esaurito, ci mancava, abbiamo... una voce nuova del Suicidex. Dunque. Quindi dubito realmente che... magari saprà sicuramente qualcosa, ma non credo che ce lo venga a dire direttamente a noi. Insomma, la vedo un po' strana come, come faccenda. Riusciamo a passare indenni senza farci... sì... No, però dai, non voglio affrontare anche voi, dai. Vi prego, andate a fare dei coglioni, perché siete di livello infimo rispetto a me. Infimo. Non mi date neanche esperienza decente. Eccolo qua, il capo. Il capo dei barboni. Il boss. Sonjo. Uchi no aibou ga kini natte iru koto ga aru tte nde kimashita. 俺がここに運び込まれた時の話です。あの日、あんたが一番を見殺しにしなかった理由、そして病院に運ぶでもなかった理由、もしよかったら話してもらえませんか？そうか。分かった。 話してもいい。どうせもう潮時だろうからな。潮時？ああ、このホームレス街には昔から秘密の取り決めがある。ここで村長と呼ばれるまとめ役に代々引き継がれてきた掟だ。掟？それはどういう？不定期に運び込まれてくる 死体の処理だよ。 え? 死体の? それを運び込んでくるのは あらかわ組の神室町のやつだ。 見返りに俺たちはいくらか握られてる。やらかわ、ま、もんな。 あらかわ組って? マジっすか? でも昔からってことは登場会の時の。 詳しくは知らん。ただそういう仕組みができてた。 俺がここに住み着く ずっと前からな。処理する死体はいろいろだ。撃たれたのやら刺されたの殴られたの、どんなんだろうが、ゴミの山の下に穴掘って埋めちまう。何体埋まってるかは知らん。バブルの頃は月に一度はあったらしい。俺が村長になった後も3人運び込まれてきた。殺しの 荒川組か。ただし運ばれてきたのに息があった場合はさらに裏の取り決めがある。いや、今までの話も十分裏でしょ。運び込まれた人間に息があった場合は死んだことにして救って逃がす。なんでそんなこと。自分も死んだことにしたいって人間はいつの時代にもいるもんだ。 借金で夜逃げしたいやつ、組織に狙われて逃げているやつ、そういう連中をここに送り込んで死んだことにして逃がしてやる。もちろん代わりに金は取るんだろうがな。とはいえ荒川組にしたってバレちゃまずい仕事だ。だから滅多にないケースなんだがな。
じゃあ俺の場合にその取り決めがあったからあんたは俺を助けてくれた。そういうことだ。俺を運び込んできたのはどんな奴でした？荒川組のもんだろうが、俺もそんなのまで確かめやしない。Justamente。そいつは車のトランクから血まみれのお前さんを下ろして、そして相場通りの金を俺に握らせるとすぐに帰ってった。最後まで一言も口を聞かずにな。Vedete che è strana sta cosa. Non ha mirato al punto vitale. E allora secondo me è questo. Cioè lui ci ha salvato per farci arrivare qua. Cioè ti ha fatto vedere di ucciderci e farci arrivare qua. Magari per far tutta questa trafila di cose, per fermare il figlio. Ti pare un po'... Un po' fantasiosa, ma insomma. Nanda sore? Ie. Tashika ni itte tan da. Yume ja ne. Tou omou nda ga yo. Yo. Ichiban. Ha? Kibou o motsu na to wa iwanai. Da ga na. Omae ga koko ni kita toki マジで生きるか死ぬかの瀬戸際だった。ちょっとした行き違いがありゃ死んでたはずだ。お前が荒川のことを信じたくなってるのはわかるけどよ、俺にはちょっと。それでもおやっさんは俺を撃たなきゃならなかった。会合に来てた他の極道たちの目があったから。ん？いや、なんでもねえよ。忘れてくれ。Ok, è una bella gatta da pelare questa. Andare alla Heian Tower. Devi prendere insieme al presidente Oshino. Allora, dove dobbiamo andare? Prendiamo un taxi. Prendiamo un taxi. Smartphone, taxi, direi assolutamente di sì. Andiamo qua e facciamoci una passeggiatina, poi magari nel mentre spacchiamo qualche grugno. Allora, secondo me è così, lui ci ha mandato qui affinché noi arrivassimo a intercettare il figlio, perché il padre Arakawa non poteva non sapere delle mire del figlio. Cioè è impensabile che non ne sapesse, secondo me. Poi tutto può essere, però perché non mamma mia, quelli sono osceni. Perché non ucciderlo? Cioè addirittura darsi la briga di far finta di ammazzarlo per poi portarlo qui. Vorresti te, volevi. Bene. Morto. Sì, almeno quei soldi mi sono ripagato il viaggio in taxi. Due Suigidex, ministro e seguace. Nuovo rango per Namba. Magia più 5. Sì, guardate che belle statistiche che stanno aumentando qua. Quindi, boh, non ne ho idea, sinceramente. Io resto dell'idea che era per farci intercettare il figlio, secondo me. Poi magari sarò anche ben lieto di essere smentito, lieto di ricevere continuamente sorprese e colpi di scena, per carità. Però mi pare che stia andando verso questa direzione il gioco, anche perché siamo al capitolo 10. Il gioco deve averne 15, se non ricordo male, se non ho letto male. Non è che manchi così tanto. C'è un sigillo, avevo visto qua. Andiamo a raccogliere. Sigillo del clantoio. E qua si entra. Allora, Heian Tower. Sakini yarasete moratteru yo.
Ah, sì, beh. Indesca. Gocciそうになっちゃって. Dici. Omae ga ogotte kurenno. Non hai soldi. Sou shitai desu kedo. Shiharai wa kore ja mazui desu mon ne. Mettila via. Mettila via. Yukkuri meshi o tanoshimu kibun janai ka. Umai Peking duck. Ore ni mo kimochi yoku kueru you ni shite kudasai. Che filosofia. So you kankei nano ka. Ore ni ki motaseta no wa anata desu yo. Ijinchou no nise satsu wa sengou mamonaku kara hito shirezu tsukurarete ita. Sendai no seiryu kai to hanpin ryuma. Sono hito nigiri no kanbu dake ga shiru gokuhi no jinyo da. Tada shi sono hoka ni 何人か偽札の運び屋を雇ってもいた。運び屋。そのうちの一人が旅回りのお役者だった男。年よらかわ。あらかわ年よ。Attore itinerante, tra l'altro. Il padre. Quello che abbiamo visto a inizio gioco. Eh? Esatto, la recita. ある時彼はトランクいっぱいに詰めた1億あった偽札を紛失してしまったと言ってきた。そいつはどんな理由だろうが許されることじゃない。青龍会は他の運び屋たちの手前けじめをつけなければならなかった。Ecco come morto a inizio del gioco。偽札のことを知る人間は一握りの幹部だけだ。けじめを取るにしても組の下っ端に任せることはできなかった。だから先代はいずれ組の後目になる俺にその役を命じた。ってことはまさか会長。そうだ。つまり俺は。Era lui! Quello che spara quando il ragazzo, quando Arakawa va in bagno. Arakawa va. Arakawa va in bagno. Arakawa Toshio to koshitsu ni ita no ga dare ka wa koto no chokuzen made shiranakatta. Sore ga mada 14 no musuko da to wakatta toki ni wa mou hiki kaesu koto wa dekinakatta. No. Korosareta oya wo saisho ni hakken suru no ga sono ko ni naru. Sou wakattete mo nao da. Ato de shitta koto da ga 偽札が紛失したのは荒川敏夫の妻とその愛人が盗んだ。バスタルディ。バスタルディッシミ。二人は海に沈んで消えた。エク。死体も上がっちゃいないがな。Tra l'altro, quindi。じゃあ俺はその両親を一度に。ああ。そして座長を失った一座もその後解散。荒川真澄は役者仲間数人と流れ者になった。何者も頼れない彼らが生きるには極道にでもなるしかなかったんだろう。東京の神室町でな。Una vita stravolta per una ex moglie. Praticamente, che ti rende cornuto e ti ruba una valigetta. Come ti cambia la vita perdere una valigetta? Arakawa ga haitta no wa Tōjōkai no eda de Hikawa Kōsan te kumi da. Zuibun kitsui toko datta rashii. Koroshi mo heiki de ukeou youna kumi datta mitai da kara na. Dakara Hikawa Kōsan wa shochuu shitai no shori ni owarete ita. Maji desu ka? 荒川真澄も当然それを手伝わされたわけだが、ただその死体の始末に彼はわざわざ横浜の偉人町のホームレス街を使うようになっていった。え、東京の組なのにどうして。少しでも横浜に来る機会を増やすためだ。そうすれば父親が殺された町で犯人を探すことができるからな。そうか。
その時からおやさんは偉人町のホームレスと死体の始末を。Ecco perché ci ha mandato l'apre che si fidava di quell'accampamento. Arakawa, Ijincho-ni kayotte wa shitsuyou ni zenkamoro ya gokudou no kao o sagashi tsuzuketa. Tatta hitotsu no tegakari o tayori ni na. Ano hi, isshun dake mita ayashii boi no kao, sore dake o hitasura oi tsuzuketa. そして事件から7年が経っていたある日、俺のもとにこの平安楼への招待状が届いた。差出人は荒川真澄。素性を隠す気もないその手紙に、俺は逃げられるもんじゃないと悟って。だから、ボディーガードも誰もつけず、俺はたった一人で、荒川からの招待に応じたんだ。一人で？でもそれは危ねえだろうな。きっと殺されるだろうと思ったさ。じゃあどうして？Perché era impossibile scappare, te l'ha detto, era inutile. この道ろくな死に方はできん家業だ。あの時の子供に殺されるのならいくらかマシなんじゃねえかってな。俺にとってあの殺しは喉に刺さった小骨みてえに引っかかってずっと消えなかった。今お前の座ってる席に荒川も座ったよ。ここに？まだ二十歳を過ぎたかどうかってその目は。Ma chissà quanti ne ha visti, insomma alla fine si intende la Yakuza, di certo non è Balocchi. Soste ore wa, naze Arakawa Toshi o yaranakia naranakatta no ga, sono ryu o ari no mama ni tsutaeta. Douse korosareru midai, Ijincho no himitsu datta nise satsu no koto mo subete hanashita. Sono aida, jū o te ni shite ita Arakawa wa,いつでも好きな時に俺を殺せたはずだった。だが俺の話に全く口を挟まず、全てを聞き終えると荒川はゆっくりと席を立った。そのまま出て行こうとする荒川を俺は引き止めた。復讐しに来たんじゃねえのかってな。で、おやさんは？あんたがふてぶてしく俺の正体を無視してくれりゃ背中から撃てたのにな。そう言って出てったよ。おやさん、1984年に日本の満摂は聖徳太子から福沢諭吉に変わった。その時自分の組を持つまでになっていた荒川に俺は贈り物をした。贈り物？La banconota, probabilmente, che abbiamo noi. 福沢諭吉が書かれている新しい偽札を送ったんだ。それもわざわざ裏面を白紙にした特注のエラー品をな。Ecco perché il biglietto da visita della banconota.Perché solo lui poteva averle. Nande, sonna mono. Setsume wa nuzukashi na. Ma shiite ieba, ongi to kejime no kimochi da. Ongi to kejime? Ore wa Arakawa no shoutai o uketa ano hi.殺されるはずの人間だったんだ。だが彼は俺の命を取らず、胸に仕えていたものさえ消し去ってくれた。それだけじゃねえ。偉人さんの均衡を保つことも彼のおかげで続けられたと言っても過言じゃねえんだ。すげえ。荒川には
途方もない恩を受けた。だが、けじめの気持ちも忘れちゃならねえとずっと思ってきた。その気持ちの印が、そのエラーの偽札だ。偽札の秘密は俺や偉人町の急所だ。だが、その秘密が保たれ、ずっと偉人さんが成り立っているのは荒川のおかげだ。giusto perché era l'unico al di fuori della zona che sapeva, perché gli ha detto lui. 俺を生かしておいたことが見込み違いだと思うことがあれば、いつでもそいつを使って俺を好きにすればいい。その二つの気持ちがそれなんだよ。そのつもりで実は裏書きに一筆入れたな。恩義平行を忘れず、賞や罰を常に適切に与えられるという様子を例えた言葉だ。俺が背負っているものにふさわしいと思って書いたんだが、さすがにほとんど消えちまったようだな。No, non dire che la leggi adesso perché l'hai avuto per tutto il gioco e non l'hai mai letta. E l'hai guardata 20-30.000 volte. Cioè, ti prego, Sono ogni stessa somma autocuna orno mai ne arorta. Sole wa ore dake ni wakaru. Arakawa karo no messaggi ni hoka naranai. Omae to iu otokuna. Arakawa Masumi ni totte taisetsu na miuchi da to iu koto da. おやさま、俺を大切な身内だと。荒川もその偽札の大事さは理解しているはずだ。だがな、それを手放し、お前に託した意味を、お前は。Ora io sono sempre più sicuro che ci abbia mandato qui per fermare il figlio. だとすれば。カムロ町でお前を撃ったのは荒川の本意じゃなかったと考えるべきだ。撃ったのは殺すために撃ったんじゃなく、お前を生かして俺の元へたどり着かせるために撃った。違うか？今俺にわかるのはせいぜいここまでだが。いえ、ありがとうございます、会長。そっか、やっぱそうか。うん、でも判断すんのはお前さんだ。俺は知ってることを話して。ねえ、いいんです、十分です。信じます。そうかい。ええ。俺の仲間も同じことを言ってたんです。俺にとっちゃその仲間ももちろん会長も信頼できる人です。だから信じれるんです。そして俺自身もおやっさんを信じなきゃいけねえって改めて思いました。ガスガ、はい、お前荒川とは血縁か？まさか、そんなんじゃありませんよ。そうか。あいつはいい若い衆を持って幸せもんだな。親としてさぞかし鼻が高いだろう。おー、リバラナトラ。Finalmente mangiamo sta cazzo di anatra alla pechina, che è da 40 anni che non si riesce mai a mangiare. Ok, benissimo, finito il capitolo 10 e mancano 4 capitoli alla fine. Ragazzi, il video finisce qui, il prossimo video sarà incentrato con il capitolo 11 contro i pronostici, sto già leggendo. Ragazzi,
Noi ci vediamo a un prossimo video. Se il video vi è piaciuto, commentate, condividete, lasciate un bel pollicione all'insù, un bel like. E noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ragazzi!